Lei si chiama? Antonio Salvatore. Nato quando e dove? Nato a Palermo il 25-46. La posizione è come quella degli altri due che abbiamo sentito, sì, oggi? Sì, signor Presidente. E c'è il difensore? Chi è stato avvertito come difensore? Lei ha ancora processi pendenti a suo carico? Ce n'ho uno in pendenza per una tanta distorsione, che uno mi ha rubato i soldi e mi hanno dato la tanta distorsione a me. Sì, ma collegamento con processi nostri, col nostro processo c'è sempre? L'avvocato è Salvino Greco, del foro di Catanzaro, con studio in Roma. Solo che sarà stato avvertito per le due, immagino, no? Come? Sarà stato avvertito per le due. Sì, per le due, esatto. Non ho curato l'anticipazione, ora... Vediamo se non c'è qui nessuno che possa... L'avvocato di parte civile non è venuto. Chi è presente? Presente l'avvocato Stellari. Perché... Chi è? Lo studio di chi? Vabbè, il fatto dello studio non significa. Ma ha interesse anche per la vostra posizione? Vabbè, insomma, qui si tratta. La qualifica ce l'ha, come lei, cioè il titolo ce l'ha. Aspetta, il pubblico ministero. Vediamo se possiamo risolvere così. L'avvocato... Scusi, signor Presidente, il mio avvocato doveva venire, avevamo l'appuntamento per le due. Cioè, io non è venuto per caso. Sì, lo sappiamo questo. No, se lei è disposto a rendere... Vabbè, un... signor Presidente, non c'è problema, io... Tanto si tratta di una formalità, perché sì, va bene, signor Presidente. Non è una garanzia per lei questo fatto dell'assistenza, ma non è che... No, mi spiace perché viene l'avvocato e magari già non serve più. Insomma, comunque, possiamo... Sì. Possiamo dare il nome dell'avvocato che... Michelangelo Curti. Che già ha sostituito altre volte l'avvocato dell'anno. Sì. Abbiamo anticipato all'una perché siccome avevamo finito presto... D'accordo, signor Presidente, però sa come sono gli avvocati, hanno pure i suoi impegni. No, ma c'hanno ragione. Io sono arrivato in tempo per l'avvocato. Su questo non possiamo dire nulla. Comunque se l'avvisa magari sarà anche più contento che non viene proprio. Lei non vuole essere ripreso, ovviamente. No, no, signor Presidente. Già mi hanno pubblicato senza ripresa.
Allora, dobbiamo essere poi rivolgere domande. Io non sono. Lei è obbligato a dire la verità, che viene sentito come testimone. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Viene sentito come testimone, però con l'assistenza difensiva, con l'avvocato che l'abbiamo prima indicato. Prego. Sì. Signor Contorno, buongiorno. Buongiorno. Vuole riferire quale ruolo lei ha rivestito in seno a Cosa Nostra? Senta, signor Pubblico Ministero, signore della Corte, io non intendo rispondere. Confermo tutto quello che ho detto. No, lei le ho detto che viene sentito come testimone, quindi non ha... Sono come testimone, non ho processo connesso. No. Perché non c'è, qui è un'ipotesi che nuova, è da qualche anno che è stata inserita e viene sentito come imputato in processi che sono collegati solo probatoriamente con questo che abbiamo noi, sì. Non ci sono motivi sì. di connessione in senso stretto, capito? Quindi viene sentito come testimone assistito, si dice, cioè con l'assistenza di un difensore, però con lo stesso obbligo di dire la verità che hanno gli altri testimoni, e poi se l'ho fatto leggere la forza. Quindi non può astenersi dalla... Signor Presidente, io oggi non sono in grado di poter affrontare questo processo, perché ho tanti guai in famiglia e tante cose mi stanno succedendo a fine stamattina, perciò io non sono in grado mentalmente di poter rispondere alla vostra richiesta. Questa vediamo, è la realtà dei fatti. Se non sa neppure quali domande le verranno rivolte... Sì, ma io dico come sono messo io adesso... signor Presidente, io sto chiarendo questo, non che non vuoi, ma non sono in grado di poter confluire quello che ho detto, quello che ho dichiarato. Quello che ricorda, ce lo dice, se dice che non ricorda, magari il Pubblico Ministero le legge quello che ha detto l'altra volta. Va bene. Vediamo se la sollecita. Va bene, signor Presidente. Sì, devo farle solo poche domande, signor Contorno, sono fatti che lei dovrebbe ricordare. Signor Pubblico Ministero, avete pure ragione. Io adesso mi trovo con una famiglia fuori casa e non so dove andare a abitare. Io ho tanti di quei problemi, ho cercato di parlare con il procuratore generale di Palermo, il dottor Gasso di Roma, ma non vedo nessuno. Io mi ritrovo sempre in aula per dare le mie deposizioni, all'ultimato sono abbandonato in mezzo a una sala. Io non ho dove andare a dormire, dove andare a mangiare. Io devo andare a fare di nuovo il bandito. Questa è la storia di Salvatore Contorno. Ora oggi mi ritrovo qui davanti a una corte per dirvi cosa vi devo dire, quello che non so. Non so più niente proprio. Se non lo sa ci dice... Signor non Presidente. Però deve prima sapere che cosa... Sì, d'accordo, sì, siccome ci sono dei proprio come Ministero del Calore mi ci sono incontrato a un'udienza e sa, so quello che ho dichiarato, però io mi creda, nella mia conduzione vi vorrei al contrario, invece di esserci io ci sia qualcun altro e vedere la retta dei fatti. Io ho delle proprietà abbandonate in Sicilia e qua non c'è una casa dove andare a abitare. Ma questi sono problemi che noi non possiamo risolvere. E lo so, ma voi non lo avete, i vostri colleghi non ce l'hanno neanche, ma qui mi deve risolvere il problema a me. Quando mi trovo in mezzo alla strada, che devo andare a bussare? Gli dico, sono Salvatore Contorno, mi date 100 euro di poter andare a vivere? Questa è la mia storia. Veramente, Contorno, io le ho ci detto... creda, noi non c'entriamo assolutamente nulla. Sono d'accordo, signor Presidente, però mi capisce un po' le mie impressioni che sto facendo. Però adesso, purtroppo... Io non sappiamo cosa dirgli. Le dico solo una cosa e poi passo alle domande. Signor Contorno, come le ho detto l'altra volta, l'ultima volta che è stato sì. compiuto l'atto istruttorio, laddove vi sono problemi di gestione sì. della sua collaborazione e quindi inerenti alla sua persona e a quella dei suoi familiari, sì. lei lo rappresenta e poi... verranno adottate le iniziative istituzionali appropriate per cercare di risolvere le problematiche che la affliggono. Ecco, io non posso che ribadirle ciò che già le ho detto e invitarla quindi a dare, per quanto attiene questo processo, le risposte che riterrà di dover dare. Dottor D'Assalo, io lo ringrazio di quello che lei mi sta dicendo, però io posso dire, già sono venuto da me
per darci una miseria alla mia famiglia per andare sotto un ponte dell'autostrada. Questa è la storia mia, signor. Perciò io che posso ricorrere a chi devo ricorrere, questa è la storia. Hanno fatto un'uscita di programma di mia moglie e di mio figlio, ma non abbiamo una casa dove andare a abitare, con 4 piccioli. Io in Sicilia ho le proprietà abbandonate, nessuno se li può comprare perché la mafia ancora comanda. E questa è la retta dei fatti. Altre gente che erano uguali a me hanno venduto case e hanno preso i soldi. Io invece, Salvatore Contorno, questo non ci è avvenuto. Ora, dite voi a chi devo rivolgere. Cerco il procuratore generale Grasso e non sono capace di poterlo incontrare. Ne avevo fatto un altro processo che ho avuto circa 20 giorni fa. Ora è un secondo che mi state richiamando e sono qua e ce ne sarà uno in breve tempo. Però ritorno sempre nelle stesse cose, ma la conclusione è sempre zerata. Sì, però le ho detto, signor Contorno, che tramite il suo avvocato lei deve presentare uno scritto, un'istanza, una lettera con la quale mette nero su bianco i problemi che ci sono, che sulla base di quello che lei dice appaiono gravi e meritevoli di attenzione. Sì. Una volta che viene fatto questo, poi si indirizzerà la nota all'autorità competente. E qui, quindi, questo le posso dire, perché questo fa parte dei doveri. Se cominciamo l'esame, rispondono, noi non ce ne frega. Con tutto rispetto, ci interessa abbastanza poco. No, cerchiamo di mantenere un contegno corretto. No, dice la calma, anche la correttezza nelle parole che dice. Per il Presidente, mi perdoni, chiedo scusa del allora, tono e delle cose. Facciamo rivolgere le domande a Cucuzzi. Che l'esordio sia piuttosto grave. Il collaboratore sta dicendo che, poiché ha problemi economici, non è in grado di rispondere. Francamente non so se sia accettabile. Ora vediamo se è in grado di rispondere alle domande che poi... Le conclusioni le traremo dopo, non adesso, prima ancora che lui abbia risposto. Prego. Bene. Allora, vuole dire brevemente, signor Contorno, che ruolo rivestiva in seno a Cosa Nostra? Io ero un uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, di Villa Grazia, da Stefano Bontà. Ero un uomo d'onore semplice. Sono entrato a far parte dal 75, infine all'81 quando ho avuto il mio attentato. Dopo la morte di Stefano Bontani. Sì. Senta, lei ha conosciuto Nunzio Barbarossa? Sì. Ecco, vuole dire dove lo ha conosciuto, quando e per quale motivo? Ma l'ho conosciuto da Stefano Bontani, l'ho conosciuto da Michele Greco, l'ho conosciuto qua a Roma, che aveva un negozio vicino alla stazione di Terme. Era un uomo d'onore che era sempre buttato in mezzo alla nostra compagnia. Quando lei dice ho conosciuto da Stefano Bontate, ho conosciuto qui a Roma, ecco, vuole specificare meglio queste circostanze. Ecco. Da Stefano Bontate lo ha incontrato in quale circostanza? Perché si trovava in quel posto? Mi trovavo io a Barbarossa, nel posto. E dove esattamente? Ma è successo... Al Baio Bontate, in via Villa Grazia, è successo nella tenuta di Stefano Bontate, vicino a casa sua che aveva una tenuta, è successo altre parti da Michele Greco, il fondo Favarella, Croce Vedo e Giardine, che sono una paia di chilometri di casa mia, che io abitavo in via Ciaculli, dove è successo l'assaggio di tanti anni fa. Beh, erano tutti punti di riunione di mafia, di Cosa Nostra, non è che una persona normale era in mezzo a noi, quando c'erano le riunioni. Quando non c'erano le riunioni c'erano pure quelli semplici. C'era un tiravolo, si andava a tirare a piccione dentro la proprietà di Michele Greco. Cioè, era un incontro fatale, non è che era una volta sola si incontrava queste persone. Sì, ecco, e può collocare nel tempo questi incontri? Signor proprio commissario del tempo non ce lo so dire, non sono in grado. Siamo negli anni 80. Prima che mi hanno fatto l'attentato a me, che prima è morto. Prima di Stefano Bontà è morto un certo Giuseppe Panno, il primo morto, il comparso. Sì. Il secondo è stato Stefano Bontà. Dopo inserirlo, parliamo dentro gli anni 80, è chiaro. Sì. Prima degli anni 80. Quindi, in ogni caso, prima dell'attentato nei suoi confronti a Palermo? Sì, è normale, sì. E prima anche della morte di Stefano Bontà? Sì. Perché dopo riunione non andavamo più in appuntamenti, perché la gente andava a appuntamenti, e la risorzavano tutti. Per esempio è successo un caso Mimmo Terese, i fratelli Federico e un quarto che non ricordo il nome sono andati in un appuntamento e c'erano dei soldi da pigliare e questi sono andati via alle 10 di mattina, fino a luna non sono più ritornate, l'hanno compasso tutte e quattro, hanno scioccato tutti insieme.
Sì, questo è avvenuto in che periodo? Appena cominciato dopo la morte di Stefano Bontade. Sì. Quindi dopo l'aprile dell'81, sì. Dopo il 23 aprile. Dopo è scomparso mio cugino insieme con un altro amico, gli hanno dato un appuntamento a Pozzella dalla proprietà di Michele Greco e l'hanno sozzate tutte e due, sia Franco Mafra, che era un grande amico mio, pure di Cosa Nostra, e un mio cugino, Corrado Antonino. Sì. Senta, lei sa se Nunzio Barbarossa avesse rapporti con Giuseppe Calò? Erano di casa. Pippo Calò veniva una volta al mese, veniva a Palermo, e tutte le volte veniva all'aeroporto, c'è quando andava a pigliare mio cugino, c'è quando andava a pigliare il figlio di Nicola Milano, o c'è quando andava a pigliare un altro ragazzo, che per il momento non ricordo il nome, che erano pure uomini d'onore, lo portavano, camminava tutto camuffato, tipo un vecchietto, veniva in aereo e lo portavano da Michele Greco, a dipende dove c'erano le riunioni, da Stefano Bontade o da Pietrino Loiaco, nella stazione centrale, c'era un grande locale di abbigliamento e tappeti persiane, e là si riunivano, si vedevano. E Calò arrivava in Sicilia con quale mezzo? In aereo, e in macchina all'aeroporto andavano a pigliare, ogni mese era a Palermo. Grandi mangiate si facevano da Bontade, o se no da Saro Riccobono a Tommaso Natale. Sì. Senta, lei sa quali fossero i punti di appoggio di Giuseppe Calò a Roma? Avevano Pippo Calò comandava Roma di quando l'ho detto dal primo giorno, aveva tutti gli uomini più potenti che aveva su Roma di malavita parlando, li conosceva tutti lui. E aveva la magliana in mano con tutta la rimanenza di gente. Ovunque c'era bisogno di qualcosa, sempre era Pippo Calò. Perché Pippo Calò aveva dei soldi in mano anche di Stefano Bontade e altre persone, e lui li investiva su Roma e altri beni che compravano, anche in Sardegna. Lei ciò come l'ha saputo? Io come l'ho saputo? Sì. Tramite mio cugino, tramite suo Mimmo cugino, Terese, sì. Che era un vice capo di Cosa Nostra, della nostra famiglia, e dopo dei fratelli di Federico, che eravamo sempre in contatto, no? Fra sì. Di noi. Suo cognato, come si chiama? No, mio cugnato, mio cugino. Suo cugino, si chiama? Nino Grado, questo è scomparso. Nino Grado. Senta, lei ha avuto occasione di vedere Calò insieme a Barbarossa? Sì, da Michele Greco e da Stefano Bontà. Ecco, a Roma lei ha visto Calò e Barbarossa assieme? A Roma c'aveva un negozio lui vicino alla stazione centrale, però il particolare di vederlo insieme direi una bugia, non ricordo questo particolare proprio fra Calò e lui in vista a Roma. Ecco, perché lei, diciamo, nel corso del verbale, sì, del 17 dicembre 2004, sì, alla pagina 2, ha detto di aver visto Calò tra il 1979 e 80 nel negozio di Nunzio Barbarossa. Allora, se l'ho detto, signor Pubblico Ministero, confermo, posso solo confermare. Sì. Lei sa se Nunzio Barbarossa fosse legato a Francesco Di Carlo? Francesco Di Carlo? Senta, nella commissione di Cosa Nostra è un circuito chiuso, è come un polpo quando si allunga le granfie e tutti ce l'ha portati di mano. Legato, non so come lei la intende legato. Cioè, se avesse rapporti, ecco, se si conoscessero. Sì, sì, di conoscenza si conoscevano, che Franco Di Carlo comandava l'Alto Fonte. Però voglio pure precisare, Franco Di Carlo oggi è un collaboratore, però la retta della verità, io ho fatto degli omicidi ordinati da Franco Di Carlo che comandava l'Alto Fonte. Io l'ho dichiarato, lui non se l'ha voluto mai accettare. Ho fatto dei confronti e me l'ha negato. Questo è quello che posso precisare. Io ho fatto l'omicidio per lui e lui se l'ha negato che era il capo di Alto Fonte. Sì. Poi ci arriviamo. Senta, lei ha detto già di essere stato vittima di un attentato. Sì. Attentato che è avvenuto nel 1981. Sì. Lei a questo attentato è sfuggito. Sì. Ecco, dopo questo attentato lei dove se ne andò e con l'aiuto di chi? Non sono andato a Milano perché ce n'erano tante altre famiglie grosse di Cosa Nostra, anche su Roma, però la Roma la vedevo più larga, diciamo più offensiva, me ne sono venuto a Roma.
È successo all'81 dopo il mio attentato, sono venuto qua a Roma, dopo all'82 mi hanno carcerato. Sì. Ecco, chi è che in seno a Cosa Nostra l'ha aiutata per venire a Roma? Ma c'era Franco Di Callo che era stato dimesso di capo perché c'erano dei soldi da dividere, di sigarette e altri traffici, e lui se l'ha fregato, lui con i fratelli, e l'hanno, ci hanno levato il posto di rappresentante e l'hanno messo fuori a famiglia. E Franco Di Callo stava qua su Roma, che bazzicava a vendere hashish, eroina e altro. Sì. E lui mi ha aiutato pure in merito. Cioè, le ha dato una mano per insediarsi, sì, e stabilirsi a Roma? Sì, mi hanno detto che era disponibile, l'ho incontrato un giorno al ristorante vicino Tordi Quinto, c'è un ristorante vicino ai Carabinieri, c'è una tenenza di Carabinieri grandissima, c'è un ristorante che fa curva e al gomito, e l'ho incontrato più di una volta là, e altre parti pure. E in che zona è, mi scusi, di Roma? Tordi Quinto, quello che sto dicendo adesso, e altre parti. Lei ricorda come prese contatti con Francesco Di Carlo? Ma io contatti che ho preso, che c'era un certo Benedetto Capizzi, che è cognato di un fratello di Franco Di Callo, e ha preso una sorella di questo Benedetto Capizzi, che adesso questi sono il Castolano, e aveva i contatti con lui, e tramite lui ho avuto con lui, perché era messo, diciamo, tutti lo guardavano nel nucleo familiare, diciamo, che essendo buttato di famiglia non può sapere più i fatti e cose, però lui sapeva tutti, perché la carica che avevano levato a Franco Di Callo, l'avevano data a fratello Andrea. E allora lui, i fatti che succedevano, che dovevano succedere, sapeva sempre. Ecco, quando parla di carica di Francesco Di Carlo, si riferisce al ruolo di rappresentante, sì, della famiglia di Altofonte? Sì, sì, sì. Su Altofonte sono successi 16-18 omicidi, uno dietro l'altro, un giorno sì, un giorno no, però lui non se ne è accollato neanche uno. E l'autore principale è stato lui, che era rappresentante, perché non si muove una foglia se il rappresentante non dice sì. Non è che si arrivava alla cieca e andava a ammazzare le persone, era lui a decidere, comandava il paese, tutti quelli che ci avevano disturbo se li faceva fare fuori, che lui non li faceva fuori. Però il giorno che io ho fatto l'omicidio è partecipato pure lui e Bernardo Brusca insieme sono venuti per sciozzarla questa persona. Ecco, allora, visto che è la seconda volta che parla degli omicidi, allora io le chiedo quali sono gli omicidi che Francesco Di Carlo le ha ordinato di commettere. E qual è l'omicidio al quale ha fatto da ultimo riferimento, al quale avrebbe partecipato Bernardo Brusca e Francesco Di Carlo, oltre a lei? Io questo omicidio adesso il nome su due passi non mi viene il nome, io posso dire che ho partecipato. Questo ragazzo, erano due fratelli, al 73-74, ancora ero nei giovani, erano state associate per furti e rapine che succedevano i dintorni di Palermo. Dopo uno dei due fratelli, il più piccolo, si è fatto confidente dei carabinieri, e allora il fratello grande l'ha salvato, non farlo ammazzare. Allora lui si è avvicinato a Cosa Nostra e stava insieme con Stefano, con Giovanni Bontate, fratello di Stefano Bontà, avvocato, e aveva una costruzione, diciamo, in via Piazza Torrelunga, e lui stava come guardiano, il fratello questo, però adesso non mi viene il nome di questo. Allora noi abbiamo avuto ordine di Stefano Bontà, però facendo il piacere a Franco Di Callo, di ammazzare questi due fratelli. Allora siamo usciti, io, Benedetto Capizzi, un certo Marchese, questo collaboratore che ci hanno, Santino Di Matteo, eravamo in quattro. Siamo usciti più di una volta per andare a assassinare il fratello più piccolo che veniva con l'autotreno, faceva l'autotrasportatore, e andava in officina. Ci siamo andati diverse volte, però noi arrivavamo là, il camion se ne andava, lui non c'era, se l'ha fatta Franco. In secondo tempo questo io non ci ho fatto più caso, però dopo l'hanno fatto fuori. L'altro fratello lavorava da Giovanni Bontati in un cantiere, un certo Nuccio Campagnolo, un altro uomo d'onore della famiglia di Piazza Torrelunga, di Corso dei Mille, l'ha portato in appuntamento, l'ha portato in questa costruzione in via Villa Grazia da Giovanni Bontate, e hanno portato il suo giovane, che era la mia età più o meno. Dopo è venuto Bernardo Brusca, Franco Di Callo, c'erano i fratelli Pullarà, un certo Peppuccio Contorno, e questo ci ha domandato, quando ci hanno messo la colla al collo, dice perché? Dice sono infame, ci ha detto questo prima che doveva venire a Franco Di Callo, dice perché sono infame, dimostra, l'infame era il fratello che avevano ammazzato, comunque l'hanno sozzato e dopo l'abbiamo caricato e l'abbiamo portato in una parte che dopo io
ho detto dove avevano buttato il fondo battaglia, il fondo bontate, in una scarpata avevano fatto una buca e l'avevano seppellito uno, e questo è quello che ho partecipato io all'omicidio. Il fratello invece l'hanno assassinato, che io non c'ero, sì. Però ero pure incaricato di farlo fuori pure io, partecipante. Lei ha mai sentito questo nome, l'ha conosciuta questa persona, Dafuri? Sì, il fratello Dafuri, precisamente, sì, il fratello Dafuri. Era uno era Giovanni, l'altro non ricordo, i fratelli Dafuri. Senta, lei sa se Francesco Di Carlo e Giuseppe Calò si conoscessero? Come si conoscessero? Un capofamiglia da borgata di Altofonte, uno di prima di tutto ci conoscevamo tanti personaggi, fra loro capi li conoscevamo noi che eravamo soldati, si figura fra loro capo, se in quella zona c'è un certo Giovanni, là c'è Peppino, non si conosce come fa, è una ragnatela che cammina, si conoscevano tutti, signor proprio ministero. Senta, lei sa se Calò avesse ricevuto ospitalità da Francesco Di Carlo in Sicilia, a Roma e a Londra? Sì, un fattore dell'affidabilità. Quando uno di Cosa Nostra arriva, ovunque arriva, anche per andare a fare un omicidio, io sono stato soggiornato nel Veneto. Nel Veneto c'erano altri 7-8 mafiosi che facevano parte a Pippo Calò e altre famiglie. Cioè, quando uno aveva bisogno di una cosa, guarda la qualsiasi, bussava di notte o di giorno e quelle li aprivano. Cioè, questi problemi Cosa Nostra non sono mai creati da nessuna parte, anche a Roma o altre città. Queste sono elementari, queste cose che avvengono. Sì, ecco, ma lei risulta che Calò abbia ricevuto l'ospitalità proprio da Di Carlo nelle zone che le ho detto? A tempo di pace sì, quando dopo è stato levato di Cosa Nostra, che comandava, non lo so questo, non credo, perché se no se Pippo Calò se lo metteva a disposizione o si incontrava andava in soggetto, perché lui quello era posato, uno posato non può contare i fatti agli altri, però tramite un organo familiare le notizie ci arrivavano anche a fratello. Senta, lei sa se Francesco Di Carlo avesse un locale in San Nicola l'Arena? Senta, su San Nicola l'Arena io ho avuto un villino affittato da un maresciallo per circa 7-8 anni, col nome di un mio parente. Il maresciallo abitava sopra e io abitavo sotto. In questo villino da me veniva anche Franco Di Carlo. Dove abitavo io era a 3 km da San Nicola l'Arena. Avevo un castello affittato dal principe San Vincenzo e sotto c'è la pizzeria, diversi appartamentini che ci andavamo di Cosa Nostra tante persone, e più c'era il locale notturno. Uno. Secondo voi, per andare da sono sempre a livello di 5-6 km. Franco Di Calla aveva un villino che andava sotto la strada, si affacciava al mare, e Pippo Calò è stato ospite più di una volta in quelle zone, sia al castello che sia nella casa di Franco Di Calla. Sì. Senta, il fatto che Di Carlo abbia dato ospitalità a Calò in Gran Bretagna, lei come l'ha saputo? L'ho saputo sempre nel circuito di Cosa Nostra, non è che la mattina uno si alza, perché ti vado a dire, io ero nessuno, ero un soldato, però le cose ne sapevo tante, perché a me mi volevano dare una carica una volta, però io non ho voluto accettare, perché avendo delle cariche sono responsabilità tutti i giorni, le tragedie, l'infamità te la possono fare da un momento all'altro a farti fare fuori. Allora io questo l'ho voluto evitare, ho fatto sempre il soldato. Però le notizie di Franco Di Carlo che abitava, l'ho saputo di Stefano Bontà, Salvatore Inserillo, dei miei cugini, non c'erano problemi. E diciamo da Mimmo Teresi, sì, da Stefano Bontate, e sì, ha preso queste notizie? Sì. E da Francesco Di Carlo l'ha saputo direttamente? Con Franco Di Carlo ne abbiamo accennato un giorno, che ci ho detto, ma come mai giri qua su Roma, che dato che c'era Pippo Calò che era una potentissima qua su Roma, veramente tutte le cose su Roma era lui, in tutte le parti era appoggiato. Però ho detto, con me ci siamo rimasti, si sta attento anche a quello di fare il gioco, no? A farti sozzare ci voleva niente. Però è rimasta la cosa così. Le risulta che Calò viveva
stabilmente a Roma? Sì, mi risulta che viveva a Roma, aveva affittato un capannone a Formella, zona industriale, e questo l'ho saputo dopo, perché se lo sapevo prima cercavo di farlo fuori io, però non ci sono riuscito, che l'ho saputo dopo. Aveva un capannone affittato a zona industriale di Formello e commerciavano delle batterie di camion e macchine, e i camion che arrivavano là era dell'eroina, e l'ascici che arrivava da Sicilia l'appoggiavano là e dopo se lo allargavano su tutto Roma e Lazio. Perché Pippo Calò ha tradito prima di morire mio cugino Nino, lui l'aveva invitato a qualche appuntamento e ci diceva non ci andare perché ti sozzano, perché volevano me. Dopo il mio attentato cercavano di potermi trovare, però non ci sono riusciti. Mi hanno carcerato e dopo ho cambiato bandiera di tutto quello che ho fatto. Sì. Senta, lei ha constatato se Calò si incontrasse anche con Bernardo Brusca? Sì, ma eravamo del pubblico ministero. Quando ci incontravamo con Saro Riccobono, con Bernardo Brusca, con quelli di Castelvetrano, quelli di Mazzara del Vallo, tutti i gruppi grandi mafiosi, Saro Riccobono, c'erano delle grandi mangiate, più di una volta dentro il luogo Favarella. Ti posso pure aggiungere, io ero figlioccio di Salvatore Greco, detto Cicchitetta, era un cugino di Michele Greco. Questo è il primo mafioso che c'era in Sicilia, era quelli veri, quelli puri. Questo è morto fuori l'Italia, che se n'era uscito di Cosa Nostra, ma comandava tutta lui. Era una degnissima persona quando l'ho conosciuto io, e io ero ragazzino. Questo è morto, non mi viene per il momento dove è morto, dopo l'hanno riportato in Italia, da latitante. Perciò si figura, e questo da latitante veniva da Michele Greco a rincontrarsi ogni tanto, scendeva da Caracas, abitava a Caracas, scendeva in Italia, e io lo andavo a trovare dentro il Fondo Favarella. Dentro il Fondo Favarella c'ha più di una tenuta. Lei parla di Cicchiteddu? Cicchiteddu, Salvatore Greco. Questo era quello che comandava tutta la storia di Cosa Nostra. Quando è successo l'assaggio di Via Lazio del 63, la comandava lui. Quando è successa la bomba a Ciaculli, che sono morti 8 poliziotti e altre persone, la comandava lui. Sì. L'assaggio di Cavatai, Michele, della Via Lazio. Senta, lei sa se Giuseppe Calò fosse legato, avesse rapporti con Danilo Abruciati ed Ernesto Diotallevi? Sì, l'aveva portato in mano quando io voleva. Stavano bene con loro, perché si muovevano i traffici in PC, li muovevano pure loro. Ecco, lei questo come lo ha appreso? L'ho appreso fra Mimmo Teresi, che era sempre ogni volta, ogni mese, ogni 15 giorni Mimmo Teresi, e mio cugino Nino Grado erano qua su Roma, no? Sì. Per affare altre cose che facevano illeciti, non leciti. Senta, Di Carlo, Francesco Di Carlo, cosa le disse al riguardo? Senta, signor, proprio come specifico cosa mi ha detto, non ricordo le parole, però diciamo che lui ci aveva detto io di pararsi di Pippo Calò, perché Pippo Calò se era comandato di sozzare a Franco Di Carlo, non gli poteva fare almeno, ci ha detto starci più largo, no? Non ci dire dove dorme, non ci fare vedere, però loro diverse volte si vedevano in via Teolata, c'erano da solo di macchine, un certo Roberto, e c'erano vicino all'entrata della via Teolato, dove c'era la RAI, c'era un grande magazzino di macchine che vendevano, loro si riunivano pure là. Loro, e questo l'ho fatto presente tanto tempo fa. Loro chi? Loro, Calò, questo Franco Di Carlo, c'era Michele Zalla, pure tempo che Michele Zalla, c'era qualcun altro che venivano, si rivedevano diverse persone là. C'erano pure le persone che le ho menzionato, Abruciati e Diotallevi. Io personalmente non c'ero, però diciamo Danilo Abruciati e altri, Pippo Calò l'aveva sempre portato di mano. Ripeto, io li so tramite mio cugino, perché con mio cugino si figura se ci potevamo nascondere qualcosa che poteva succedere o qualcosa di male se non me la diceva. È normale, no? Era normale. In casa nostra si doveva raccontare tutto fra di noi. Però io personalmente non ho assistito all'incontro. Sì, ecco. Io l'avevo chiesto prima, ricorda, siccome già ne ha parlato, che cosa le disse Di Carlo con riferimento a Diotallevi e ad Abruciati. Se lo ricorda, altrimenti aiuto i suoi ricordi dando lettura. Signor proprio commissario, non me lo ricordo, se lei mi dà un po' di... Io lo dico subito. Grazie. Allora, a pagina 1 del verbale del 17 dicembre dell'84, Di Carlo le disse che testualmente Calò Pippo aveva in mano i capoccioni
della malavita romana, sì, e cioè Abbruciati, Diotallevi ed altri. Sì. E si ricorda quando le disse questa cosa e dove eravate quando glielo disse? Signor Procuratore, io ce lo posso confermare, però in particolare, come lei mi sta leggendo, non lo ricordo, perché deve dire la memoria la vado perdendo, più avanti vado più vado perdendo la memoria. Ecco, lei disse che fu nel 1981 in un ristorante a Roma, sempre nel verbale del 17 dicembre 84. La confermo, signor Procuratore. Adesso, per quale motivo adesso non lo ha ricordato, prima che glielo leggessi? Ci sto dicendo, signor Pubblico Ministero, io ogni giorno vado, faccio una cosa, vado la mattina per fare una cosa, vado fuori e quella cosa che devo fare non mi ricordo più. Proprio, c'ho vuoti di memoria. Ho capito. C'ho 60 anni pure, però mi sono cominciato i vuoti di memoria, sia per tutti i problemi che ho, sia la rimanenza che io mi vedo, le mie familiari che mi sono rimasti abbandonati così, io ritorno sempre al discorso, io che ci posso fare? Però i miei problemi mi frullano il cervello, avendo le proprietà non ne posso fare uso. Io per esempio ho una villa che mi davano 2 miliardi, adesso ci abitano i mafiosi e nessuno fa niente per niente. Ci abitano i mafiosi a Palermo, dove ho avuto il mio attentato, dentro ci sono i mafiosi. Lo Stato dov'è? Non c'è. Io adesso per lo Stato vengo da voi, però a rimanenza non vedo nessuno. Senta, signor Contorno, lei sì, ha detto in precedenza che Calò utilizzava il denaro per fare delle costruzioni. Sì. Lei sa dire dove venivano effettuate queste costruzioni, in che zona? Ma ne ha fatte diverse a Roma, perché io adesso non ricordo più le vie. Il periodo che sono stato a Roma, io andavo alla caccia di un certo Varra, che era costruttore, era amico di Pippo Calò, ci dava i soldi, e ho fatto diverse puntellate di poter trovare Calò all'uscito, quando andavo in questi uffici. Io da latitante, però, non sono stato fortunato. Dopo li faceva sia su Roma, sia in Sardegna. Pippo Calò ha dichiarato sempre che non ha mai viaggiato in aereo, questo è un grande bugiardone, perché in aereo ci ha viaggiato, ogni mese viaggiava, in Sardegna ci andava in aereo, a Palermo ogni mese veniva in aereo, e aveva dei nomi falsi, si chiamava Mario Aglialoro, se non erro. Sì. Sì. Mi è rimasto impresso pensando l'aglio. Lei è stato arrestato il 24 marzo del 1982, sì, a Roma. Sì. E in quell'occasione le furono trovati armi e stupefacenti, sì, sia hashis che cocaina. No, signor Pubblico Ministero. Scusi, no. Hashis ed eroina, chiedo scusa. No, neanche l'eroina. Parlando con lei era 200 kg di hashis e 1 kg di morfina base. Nella mia perquisizione, mia moglie, è stato interessante, mi è morta pure la bambina, si sono portati tutto, dicendo tutto, hanno lasciato 70-80 kg di merce, dopo tutte le altre cose che hanno avuto le chiavi in mano, si sono fregate pure tutto quello di casa, più dove ci hanno trovato nella villa, hanno raccolto tutti, avevamo 60 piante di frutta, mia moglie a ottavo mese si affaccia dalla finestra, vede le guardie con le jeep che si portano le piante di frutta, sopra la jeep, dice ma cosa sta facendo, l'ultimo 8 piante? Dice no, le dobbiamo portare in ufficio, un attimo che chiamo l'avvocato. E sono rimasti, ho solo 8 pianti in questa tenutella. E questa tenuta dov'è? È a Tagliatelle, sulla Braccianese. E hanno trovato 80 kg di hashish e 1 kg di morfina base, perché ancora doveva essere lavorata. Niente altro. E armi, niente altro. Ecco. E dei soldi, avevo, non ricordo quanti soldi avevo. La domanda è questa. Sì. Chi è che gli aveva dato questo materiale e quando? Io ho avuto dei miei cugini, Nino Grado, mi era arrivato da mio cugino, tramite mio cugino Nino Grado. Senta, Francesco Di Carlo le, sì, ha dato qualcosa che poi è stato rinvenuto all'atto del suo arresto? Franco Di Carlo ha avuto, prima se ne ha preso 500 kg, che sono stato pure io a farcelo pigliare da Palermo, da Salvatore Inserillo, e tramite Benedetto Capizzi e Mariano Marchese, un bidello di scuola della Villa Ciambra sotto Altofonte, questo hashish ce l'ho visto saldare dentro i fusti da 200 litri. Da Palermo l'hanno mandato qua a Roma e l'ha avuto il signor Franco Di Carlo. E dopo con Franco Di Carlo avevamo pure il rapporto, qualche cosa me la dava pure lui sul suo hashish. Sì, ecco, fra questo materiale che le fu rinvenuto, sì, parte dello stesso è stato consegnato dal Di Carlo? Sì, ne ho avuto pure da parte sua, sì. Ecco, quanto tempo prima rispetto
all'arresto, al suo arresto, che l'ho detto essere avvenuto il 24 marzo dell'82. Ma sta Mecher, io ancora non avevo toccato niente, era, diciamo, imballata, non avevo toccato niente, ma circa 20 giorni, un mese, perché era successo un omicidio a Roma e me lo imputavano a me, che in realtà io l'omicidio non l'ho fatto, che se l'avevo fatto, se erano tu, che erano c'è, non cambiava niente. Io non l'ho mai fatto l'omicidio, me lo imputavano. Io ero amico di una famiglia che hanno ammazzato il marito, però con me non c'entrava niente. E allora ho avuto questo ascice appoggiato in questa casa che avevo comprato, questa villa che avevo comprato, questa tenuta. Dopo è successo l'omicidio, mi sono allontanato una quindicina di giorni, 20 giorni che è successo. E l'hanno tenuto sotto controllo. Dopo al rientro mi hanno carcerato e hanno trovato la merce che avevo. A fare di un mese e mezzo, due mesi prima l'ho avuta. La consegna è avvenuta in quale città? Ne ho avuta su Roma, signor Procuratore. Senta, lei già ha menzionato Giovan Battista Pullarà. Allora le chiedo, lei sa che rapporto vi era tra Bernardo Brusca, Giovan Battista Pullarà e il fratello Ignazio Pullarà? Sì, lo so abbastanza bene. E il signore Enzo Brusca, la famiglia Brusca di San Giuseppe Ato, era un nucleo familiare. Ai tempi quando io ancora, quasi per entrare in Cosa Nostra, Bernardo Brusca è venuto da Stefano Bontà, chiedendo una cortesia per questi parenti che erano i Pullarà. Allora, tramite amicizia, hanno fatto entrare Giovanni Pullarà, che era il più grande, che erano due fratelli, l'hanno fatto entrare nella terza urbana di Palermo, e dopo mi ha entrato come impiegato, dopo invece ha preso gradi, comandava gli operai. Dopo, in secondo tempo, ha fatto fare la rapina dentro il deposito della terza urbana, piazza Vadagna, in via Villa Grazia, che era zona, diciamo, di Stefano Bontà. Hanno fatto la rapina, c'è stato il conflitto, comunque la base l'ha portato lui. Dopo lui faceva sempre il tenente, diciamo, dell'interesse urbano, ma era uomo di Cosa Nostra, era un grande killer, perché è venuto con me pure a fare dei omicidi, però adesso è morto, perciò ormai. Questo. Invece Ignazio e Giovanni hanno fatto dei sequestri di Montallera su Milano, ai tempi di Montallera, quando avevano una cosa di liquore in corso 22 marzo, avevano un grande negozio. E avevano fatto il sequestro e ci hanno trovato la bottiglia della champagne importata dai fratelli Pullarà in quel locale che avevano, diciamo, su Roma, però ce l'hanno trovata al sequestrato. E l'avevano carcerato, però dopo la cosa si è imbrogliata così. Quindi, cioè, entrambi i Pullarà, Giovan Battista e Ignazio, erano coinvolti in questo sequestro? Sì. Vuole ripetere il nome della vittima? Quello che faceva la champagne, Montellera, se non erro, Montellera. Quello che faveva la champagne, che era. Ci hanno trovato una bottiglia che era importata dai fratelli Pullarà, insieme a un parente che aveva un grande negozio in una traversa di corso 22 marzo. Io ci sono andato pure più di una volta in questo negozio e vendevano liquore. E l'importazione l'avevano esclusiva solo loro per la città di Milano. Cioè loro i Pullarà? Dice. Sì, i Pullarà. Ma questo rinvenimento del vino? No, del vino, non era la bottiglia di champagne. Hanno trovato... E quando è avvenuta, cioè in che occasione è stata rinvenuta questa bottiglia di champagne? Nel sequestrato di questo Montellera, che l'avevano sequestrato in un campo di tennis, non ricordo più i particolari, signor Procuratore. Sì, però vorrei che facesse capire questa cosa molto semplice, cioè la bottiglia di champagne è stata rinvenuta in che occasione? Nell'occasione del sequestrato, dove c'era Montellera sequestrato. Perché dopo ci hanno trovato il sequestrato nei fratelli, se non erro, i fratelli da Ormina la tenevano in una sala, che avevano una buca e lo tenevano lì dentro. Dopo c'è andato la finanza non l'ha trovato, sono ritornato avanti e dietro, quello ci c'era lì dentro e dopo l'hanno trovato. Lei come ha appreso del coinvolgimento di Ignazio e di Giovan Battista Pullarà in questo sequestro? Ma ripeto a dire, eravamo nella stessa combinazione di Cosa Nostra. Io sono abitato pure a Milano, conoscevo pure Milano, loro abitavano là, ci vedevamo quasi tutti i giorni. Dopo le confidenze acchiappava qua, acchiappava là, si sapevano le cose, fra di noi si sapevano, confidate da loro in poche parole. Sì, loro... C'era pure un certo Peppuccio Contorno, che non era parente mio. Ecco, ma lei, siccome abbiamo l'esigenza di sapere qual è stata la persona o le persone
che l'hanno informata del coinvolgimento, devo insistere, le chiedo chi è che materialmente le ha comunicato, le ha fatto presente che i Pullarà erano coinvolti in questo sequestro? Prima perché l'ho saputo personalmente di Giovanni, perché camminava sempre con me, che era il fratello più grande. Dopo l'ho saputo pure di mio cugino Nino Grato, che abitava su Milano, perciò non ne avevamo niente di nascondere a saperlo. E dopo sono state imputate che avevano cacciato pure il fratello Ignazio, il Giovanni era rimasto fuori, avevano cacciato il fratello e Giuseppe Contorno, l'hanno pure carcerato, ma non, dopo sono uscite, non so come. Un attimo, è arrivato l'avvocato. Sì, l'avvocato Greco per il signor Contorno. Greco? Greco Salvino. Noi abbiamo provato a contattarla telefonicamente per avvisare. No, non stava arrivando, l'appuntamento era per le 14 sì, almeno. Sì. Siccome abbiamo anticipato, io ho provato a contattarla, ma non avevo il suo cellulare. Quindi non so. Ho capito. Con il consenso del signor Contorno abbiamo ci siamo avvalsi dell'assistenza dell'avvocato che è qui presente, come di ufficio, insomma, con l'assenso del signor Contorno abbiamo iniziato. Va bene, tanto proseguo io adesso. Sì, grazie. Signor Contorno, lei conferma tutto ciò che ha detto il senatore? Sì, sì, confermo. Senta, lei sa se Calò e Nunzio Barbarossa avessero rapporti con Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate? Signor Pubblico Commissario, io rispondo su due piedi. Stefano Bontà, Badalamenti, era un vecchio mafioso, Badalamenti era più anziano, ma dopo il circuito di Cosa Nostra, io che non lo conoscevo, non si conoscevano fra di loro, erano capoccioni che comandavano, e cioè si conoscevano bene. Sì, ecco, lei cosa le disse Mimmo Teresi in ordine al comportamento di Calò nei confronti di Stefano Bontate? Ma hanno avuto Stefano Bontà con Pippo Calò, erano troppo attaccate, perché Stefano Bontà non era cattivo, non era un uomo cattivo, prima di fare una cosa ci pensava, invece dopo si è venuta l'infuria dei soldi, troppo miliardi e mezzo, è successo un manicomio mentalmente. Però i particolari che mi ha detto Mimmo Teresio o altre persone, io ne ho proprio come me ne ricordo, se leggermente lo accennare, io posso solo confermare. Il 6 ottobre del 1984, verbale ore 15, prima pagina, lei ha dichiarato: fin da prima che il Bontate venisse ucciso, quest'ultimo e Teresi Mimmo erano sconcertati, quindi Bontate e Teresi erano sconcertati dal suo atteggiamento di progressivo distacco da essi, si riferisce a Calò che ha menzionato prima. Io stesso, che prima lo avevo visto diverse volte venire a casa di Bontate, avevo notato che egli aveva drasticamente diradato le visite. Sì, signor Popolis. Quando poi Bontate era stato ucciso, Teresi Mimmo, nei suoi colloqui con me, mi diceva che uno dei maggiori responsabili della morte del predetto era proprio il Calò. Sì. Li confermo, signor Popolis. Lo conferma? Sì, sì, li confermo. Perché c'è stato un alto e basso. Prima si è avvicinato, dopo si è allontanato, dopo ha fatto contatto con i signori, con Leonese, con Totorrina. Che Totorrina cosa ha fatto? Prima era nessuno, prima comandava nelle partenze dei Colleonesi, era Luciano Luigi che comandava. Luciano Luigi è stato latitante per tanti anni a Ciaculli, dentro una casa che io sapevo dove abitava. Di giorno stava in questa casa, la mattina lo pigliavano e andava in una tenuta dei Greco e stava tutto il giorno là, la sera lo pigliavano e lo riportavano a casa. Perciò faceva una vita di pascè, tante persone venivano. Nella borgata neanche c'era una guardia, un carabiniere, un poliziotto, non esistevano nella borgata da noi, perché c'era un vivaio libero per chiunque sia, e tutta la gente gli veniva a trovare a Luciano Ligio. Dopo il carcerazione di Luciano Ligio doveva evadere con la forza di Cosa Nostra, però Totorrina non ha voluto, perché dice se evade lui non andava al potere, come infatti ci è riuscito. Ci hanno fatto la telefonata di non far evadere
Luciano Liggio. Lui si è fatto gli uomini sotto, sulla frazione di Palermo, in cognome in famiglia, si è fatto il suo pulsante. Al momento opportuno ha detto era pronto, gli ha detto ammazza il tuo capo che ti faccio rappresentante. Ecco come infatti ha fatto così. Non solo ammazzava quella, ma ammazzava pure le persone che già gli aveva dato i carichi nuovi. E questa era Totorrina come l'ha combinato. Cioè, si figura la storia, la so bene. Senta, lei sa se Calò abbia conservato rapporti, contatti con Gaetano Badalamenti anche dopo l'uccisione di Stefano Bontate? Ma c'è un punto interrogativo, perché hanno ammazzato un ragazzo che era nella famiglia di Pippo Calò e un giorno Pippo e Stefano e questo Badalamenti ci avrebbero scambiato un assegno e questo ci andava, non ricordo più neanche la persona di nome. Dopo a questo l'hanno sozzato, Pippo Calò l'ha sozzato perché era vicino a questo Badalamenti, però non ricordo il nome della persona. Sì. Quindi al di là di questo episodio lei non sa fornire indicazioni circa i rapporti che Calò conservava o meno con Badalamenti? O le risulta qualcosa in proposito? Non ci so rispondere perché ne sapevo tante cose, ma adesso sono ingolfato mentalmente. Se l'ho dichiarato, cose che meritava fra Badalamenti e Calò, li confermo, però non ci arrivo mentalmente adesso a ricordarle. Se ci sono dichiarazioni ho fatto, li confermo. Le risulta che Calò avesse rapporti stretti con i Nuvoletta? Vabbè, che Nuvoletta l'avevamo tutti i rapporti. Si essevano Bontate, ci andavamo a mangiare insieme, conoscevo bene pure io, ci andavo pure io a Baio di Nuvolette e ci andavamo, eravamo di casa. C'erano la nave con le sigarette, arrivavano i liquori, arrivavano i sigarette, arrivavano gli orologi, era una cosa normalissima su Napoli. C'era una volta il turno dei napoletani e una volta il turno dei palermitani e si caricava 80.000, 100.000 casse di sigarette. Si vendevano e si partivano, ma non c'erano né droghe né armi, in quell'epoca si facevano solo sigarette. C'era una grande amicizia, c'era pure un certo Stefano Giaconia, che era un uomo della vecchia mafia, diciamo, appartenente a quella della Via Lazio. Però siccome questo Stefano Giaconia si era fatto compare con Totò Riina, perché si voleva fare una famiglia per lui, però Stefano Bontà non ci dava mai il potere, perché se si fa una famiglia questo ci fa la vecchia guerra, e non ce l'hanno fatto fare, però dopo l'hanno fatto pure fuori, questo Stefano Giaconia, perché si era fatto compare con Totò Riina. Senta, prima di concludere volevo chiedere una precisazione. Lei ha parlato dell'autosalone in via Teulada. Sì. E ricorda da chi fosse gestito questo autosalone? Senta, io posso dire questo. Io in via Teulada ho comprato una Volkswagen Jetta all'81 quando sono arrivato qua. Me la sono fatto blindare a Riccia e ci ha pensato il proprietario di questo autosalone, un certo Roberto, però è risultato pure a processo perché io ne ho parlato di questa persona. La macchina è stata intestata alla società, come infatti questa macchina l'ho avuta indietro, però l'ho fatta demolire perché non ero neanche proprietario. Era tutta blindata e me l'aveva fatto fare questo Robetti, il proprietario dell'autosalone. Lei ha conosciuto Fratoni? Sì, Fratoni. L'omicidio ci parlavo io, che mi avevano imputato a me, però in realtà non l'ho fatto io, che sennò sarei pronto a dire l'ho fatto io. Vabbè, lei senza problemi. Lei ha iniziato a collaborare quando? All'84. Ricorda il mese? No, il mese no, ma l'84 è stato. Sa se fosse il 1° ottobre, 84? Sì, proprio mistero. Io non ricordo il giorno che è stato. Io posso dire che mentre ero in carcere mi volevo fare la pelle, e gli uomini mandati perché ero in un reparto riservato e venivano due o tre persone di Cacciolani nella mia area, dove ero pure io. A quel punto ho capito che la festa me la volevano fare in carcere come hanno fatto a Novara, altre persone l'ammazzavano all'aria. Allora ho detto, dato che tutte queste vigliaccherie contano solo i miliardi e più non l'onestate che c'era una volta di Cosa Nostra, ho deciso a parlare. Ammazzavano le donne, i ragazzini e i bambini, ho detto, però è finita, solo i soldi contavano. E così ho messo a collaborare. Ma non era che avevo interesse o ho preso i soldi dello Stato, non l'ho preso come hanno fatto tanti altri. Un'altra domanda. Signor Contorno, buongiorno. Buongiorno. Lei sa come è morto Roberto Calvi? L'hanno sciozzato e l'hanno messo sotto il ponte, fin da che si è sciozzato da solo.
Chissà chi è stato a ucciderlo? Questo ci dovrebbe domandare a Pippo Calò e a Franco Di Ca. Sentiamo, ci sentono da Ascoli? Sai che si è interrotto l'audio. No, no, sentiamo, signor Presidente. Ah, perfetto, sì. Quindi a chi lo dobbiamo... Scusi, non ho capito proprio la risposta. Ecco, le contesto che lei, in data 11 gennaio 95, dinanzi alla Direzione Investigativa Antimafia a Roma, Piazza Cola di Rienzo, a domanda specifica, signor Contorno, lei ha delle informazioni che possono essere utili per il caso Calvi? Risponde, no, della vicenda Calvi non so assolutamente nulla. Vorrei capire quale delle due cose è vera. Io gli ho detto, faccio la domanda a questi, non è che gli ho detto, eravamo insieme a ucciderlo, se c'ero partecipavo io, ci dicevo, lo c'ero pure io non c'ero. No, no, guardi, mi scusi, lei è stato molto preciso nel presentarci le sue necessità prima, le ho chiesto specificamente se lei sa qualcosa dell'omicidio, di quello che lei afferma essere l'omicidio Calvi. Se l'ho detto quello che sapevo, nella mia idea. No, delle sue idee non mi interessa nulla, se lei ha partecipato all'omicidio? No, non ci ho partecipato all'omicidio. Qualcuno le ha raccontato qualcosa? Senta, non ricordo più l'omicidio di Calvi. Non? Non ricordo più la storia di Calvi. Non la ricorda? No, oh, no. Grazie. Prego. Senta, con riferimento ai rapporti che lei ha asserito essere stati fra Diotallevi, fra Calò e quelli che lei ha definito i suoi amici romani, lei è in grado di dire quali sono state le fonti dei suoi ricordi diverse da persone morte? Scusi, avvocato, non l'ho concretamente, ma lo vorrei ripetere. Chi le ha riferito qualcosa sui rapporti fra Calò e gli amici romani? Che non sia morto, qualcuno che possa confermarci quello che lei dice. Purtroppo i morti sono tanti. No, a me non interessa. Se avvocato, i morti sono tanti. Sì, Stefano Bontale le sue cose me le raccontava pure a me. Mimmo Derese me le raccontava pure. Purtroppo sono i personaggi morti. Importanti che io ero appoggiato erano loro, dalla mia famiglia. Perciò... C'era pure mio cugino, Mimmo Derese, erano tutto un nucleo familiare nella stessa famiglia. Sì, le ho chiesto un'altra cosa, tutte queste persone sono morte? Come? Queste persone sono morte? Sì, sono state ammazzate tutte. Grazie. Senta, lei di specifico in ordine a questi rapporti cosa sa? È in grado di indicarci un fatto specifico e di collocarlo nel tempo? E come faccio a collocarlo nel tempo? Innanzitutto ce ne indico uno specificamente e poi provi a collocarlo nel tempo. Se lo sa, se no dice non lo so. No, non lo so. Grazie. Prego. Altre domande da parte degli altri difensori? Ma solo alcune, due o tre, Presidente. Volevo... che precisasse quando era stato posato Di Carlo. Contorno, sto parlando con lei. Subito ci rispondo, qual è il problema? 78-79, avvocato. Bene. Un'altra domanda. Lei faceva parte della famiglia di Bontade. Sì. A Roma c'era una decina di Stefano Bontade. Sì. Da chi era capeggiata? Senti, il nome l'ho detto, ma adesso in questo momento non mi vengono. Nei verbali che ho fatto risulta quello che ho detto. Era per caso Angelo Cosentino? Sì, Cosentino è morto. Ma era lui il capo della decina? Sì, della decina, sì. Quindi se la famiglia di Stefano Bontade si doveva rivolgere a qualcuno a Roma, faceva capo alla sua decina, giusto? Faceva la decina, però la decina andava da Pippo Calò, perché Pippo Calò era... quella è una decina a poco valore, invece quello che comandava era il rappresentante, che era Pippo Calò, che era il più... è come avere il Papa a Roma, noi avevamo il Papa a Roma per Pippo Calò, e tutte le cose. Lei sa delle dichiarazioni di Buscetta sul punto? Senta, io posso ricordare forse le mie, ma quella di Buscetta non li ricordo, se leggendo in mente me lo accennà. Non fu Buscetta a darle il viatico per il pentimento? Scusi, avvocato, non l'ho capito. Non fu Buscetta che la indusse anche a pentirsi? No, senta, queste sono cazzate giornaliere. Perché quando ho parlato con l'abbonamento del dottor Falcone, non c'erano i giornalisti e manco architetture che vedevano se palla, bacia la mano. Questi sono i film che fanno di Cosa Nostra. Ma la rimanenza, serietà, questi di giornalisti non ce n'è neanche una. Ma perché venuto a vedere Buscetta? A me mi bruciava il sangue, mi hanno tirato... c'è il raffiche di Kalashnikov con un ragazzino in macchina, me l'hanno ferito e io ancora tenevo a questi uomini d'onore cane randaggi. Ma lei se ne rende conto, avvocato? No, ma voglio sapere, è tutta una fantasia giornalistica. Sì. Non ho altre domande. Niente, solo una domanda. Volevo sapere se nel 1981, il periodo in cui
dopo l'attentato alla sua persona, lei sale a Roma, se sa quali in quali rapporti fosse Di Carlo con i cosiddetti corleonesi. Di preciso non ce lo so dire, però tanti rapporti con Leonese non poteva avere perché era un uomo posato, si doveva guardare di sopravvivere anche lui, però siccome c'aveva la forza dei fratelli che al posto di Franco Di Carlo avevano fatto Andrea come rappresentante della famiglia di Altofonte, però stava chiamato come quello lontano. Io posso portare un paragone subito su due parole. C'era un certo Enzo Buffa, che era un cognato dei Pullarà, si è messo a collaborare, dopo le sorelle sono andate al tribunale dicendo non è vero che questo è infame, sta collaborando, ancora è vivo e sta nella zona dove abitava. Ci ho detto tutto in due parole, non so se avvocato mi ha capito. Sì, io in realtà la domanda era molto più specifica. Beh, sì, lo so, ma io ci ho allargato un po' la cosa. Io semplicemente come per aiuto alla memoria, sì, le ricordo che il 17 dicembre dell'84 lei ha dichiarato: quando Di Carlo mi aiutò, il fatto è a Roma nell'81, sì, era già inviso ai Corleonesi. Com'era? Era già inviso ai Corleonesi, sì. Quindi ce lo conferma. Sì, inviso, che lui aveva poco di vita con i Corleonesi, perché deve dire non poteva rientrare nel circuito, c'era il fratello che fronteggiava. Quello si doveva ammazzare, uno che si ruba i soldi di Cosa Nostra viene ammazzato. Vabbè. Invece questo è vissuto ancora. Non dicendo la verità degli omicidi. Nessun'altra domanda? Aspetta. I difensori nessuno. Avvocato Giommi? No, grazie Presidente, nessuna domanda. Complimenti. Volevo sapere, lei prima ha detto, quando le è stato chiesto se sapeva qualcosa della morte di Calvi, ha detto chiedetelo a Calò e a Di Carlo, per quale motivo ha dato questa risposta, che cosa intendeva dire? Franco Di Carlo era quello che era a Londra, Franco Dico Di Carlo aveva pure i soldini in mezzo a Calvi e compagnia, avevano un circuito di soldi, che questi soldi sono spariti nel nulla, e allora dicevo andate a cercare i miliardi, chi se l'ha preso? Lei come sa queste cose? Cioè come in sa Cosa che... Nostra, sente, c'erano diverse puntate che facevano sia nella costruzione, sia altri soldi in più li davano a banche e cose che si muovevano. E questo da chi l'ha saputo? Sente, l'ho saputo di mio cugino questo, però mi dispiace che è morto, che ero contento se era viva, perché qualcuno dice ma parli per i morti, purtroppo se l'hanno ammazzato tutti. Non sa altro però di più specifico, non le è stato riferito nulla? No, io non, in quell'epoca non ero miliardario da parte mia, se no sapevo più, di più mettendo i miei soldi e sapevo le giocate come andavano. Ma nessuno le ha riferito nulla poi su questo fatto successivamente? No, la cosa diciamo a me, se me la raccontavano va bene, ma avevo interesse. Se io per facevo un chilo di eroina e ce la mettevo e la perdevo mi interessava come è stata persa, però non avevo interesse sui fondi andare come è andato. Pubblico Ministero voleva rivolgere ancora una domanda. Ricorda se il principe Calvello avesse delle proprietà a Roma? Scusi, non ho capito la domanda. Lei sa se il principe Calvello avesse, Vanni Calvello avesse delle proprietà a Roma? Sì. Aveva qualche appartamento, ne soffriva il Franco Di Carlo e altri. Ecco. Ne aveva diversi in diverse parti. Aveva pure delle tenute in altre parti. Sì. Lei sa se Francesco Di Carlo abbia utilizzato alcune di queste proprietà ospitare Giuseppe Calò? Sì, ha avuto un appartamento qua su Roma di Calvello, sì. L'ha avuto qua, ha avuto pure la tenuta di... Parlavamo della Sicilia, il castello, tutto intero. Come ha saputo questa circostanza relativa all'ospitalità su Roma che Calò avrebbe ricevuto da Di Carlo? Ma l'ho saputo sia di Franco Di Carlo, che è vivo, meno male che ne abbiamo uno vivo, e di mio cugino. Suo cugino, sempre sì. Grado, Nino Grado? Nino Grado, sì. Quando glielo dissero? Senta, io proprio messo... Per quello che può ricordare, comprendo che è difficile. Queste cose erano a tempo di pace, quando c'è stata la guerra dopo non si parlava più, si guardavano con l'altro, dice questo mi ammazza il mio, io ammazza lui. Tempo di pace, prima dell'80. Va bene. Non ci
Presidente, sulla sua domanda, semplicemente una puntualizzazione. L'interrogatorio 11 gennaio 95, tanto dichiara, per aiuto alla memoria, casomai. Faccio altresì presente che su Di Carlo ho già fornito in passato una notevole mole di dichiarazioni di diversi magistrati, tra cui il dottor Falcone. In ogni caso, per quanto l'ufficio mi chiede, non sono a conoscenza diretta o indiretta di un suo coinvolgimento nell'omicidio Calvo. Non ha parlato di coinvolgimento, sì, ha parlato soltanto di investimenti, eccetera. Va bene, può andare.